mercoledì. Mister Flamingo, ti darò un po' di sciroppo di cioccolato. Oh, sta già facendo la cacca! Che velocità! È un sacco di cacca, però. Guardate, c'è Aiden! Posso giocare con te? No. Uffa! Voglio quel giocattolo, però. Ehi, è mio, ridammelo! Ops, gli ho tolto la testa. Non sta molto bene ora. Che cosa hai fatto? Era il mio giocattolo! Ridammelo! Ma quelli sono il dottor Eggman e Megan! Perché stanno spiando i bambini? Questa è la nostra occasione! Andiamo! Useremo la mia invenzione per creare delle versioni cattive di Mercoledì e di Baby Mario! Ah, sei povero! Smettila! Non sei divertente! Oh, quelli sono funghi? Deliziosi! No! Sono una trappola! Che buoni! Sta mangiando del cibo da terra! È delizioso! Li mangerò tutti! Wow! Lì ce n'è uno gigante! Devo arrivare lì! Ti ho preso! Ha-ha! Sei mio ora! Eh? Bene! Adesso tocca a Mercoledì! Mario! Presa! Il cloroformio non funziona! Questo è tutto quello che hai? Beh, io ho un coltello! Oh, lascialo! Voglio vedere come farai a slegarti ora! Mano! Aiutami! Cosa? La sua parrucca! No! Il mio cervello robotico! No! Vieni con me! Ti ho presa! Sì! Rapimento riuscito! Procediamo con il piano! Aiden, dove sei? Eh? È il fungo di Aiden! La testa della bambola di Mercoledì! Non capisco! I nostri figli sono stati rapiti! Oh no, poveri bambini! Chissà cosa gli succederà ora! Stai fermo! Dovrò legarti le mani allora! Ecco qui! No! Legherò anche te! Non riuscirai a slegarti! Fatto! È stato facile! Come hai fatto? Ok, vediamo cosa farai con questi. Non ce la farai mai. Tolte! Un gioco da ragazzi! Ho un'idea! Una maglietta con un unicorno! Ho paura! È troppo stretta e rosa! Ok, ora possiamo iniziare! Dobbiamo uscire da qui mercoledì! Ehi, guarda! Potremmo usare quelle forbici! Sì! Saltello fino lì! Fai veloce, però! Ci sto provando! Aiden! Dove sei? Aiden! Eh? Bowser? Interessante! Ci deve essere lui dietro a tutto questo! Devo seguirlo! Dov'è andato? Fermati! Parla! Dov'è mio figlio? Ridammelo! Non so di cosa stai parlando! Ah! Hai rapito tutte queste persone! Aiden! Facci uscire! Per favore! Aiuto! Dov'è Aiden? Non lo so! Va bene! Sembra che nessuno di voi uscirà di qui! No! Cosa faccio ora? Mario, fratello mio! Luigi! Ho bisogno del tuo aiuto! Guarda! Aiden è scomparso! Attacchiamo questi manifesti per la città! Oh! Non preoccuparti! Ti aiuterò io! Andiamo! Aiden! Dove sei? Aiden! Vieni fuori! Aiden! Oh! Un muro! Aiden! Eh? Ehi! Non sono un muro! Ma che fai? Ops! Scusa! Oh. Aiden! Dove sei? Una scarpa? È di Aiden! Sei qui dentro? Oh! Oh no! Mario! Aiuto! Mario! Aiden! Aiden! Dove sei? Mi sto tirando dentro! Oh no! Come
come farò! Luigi, dove sei? Non posso credere che mi abbia lasciato da solo! Aiden! Chi bussa alla porta? È un poliziotto! Mi ha chiamato? Qual è il problema? Mia figlia è scomparsa! Il suo nome è Mercoledì! È identico al manifesto che ho io dei ricercati! No, non ho più bisogno del suo aiuto! Grazie, arrivederci! Ci è mancato poco! Lurch, ho bisogno del tuo aiuto! Knock knock! Sì, signora! Prendi questo telecomando! A cosa serve? Su, ubbidisci! Va bene, l'elicottero è pronto! È ora di farlo volare! Non funziona! Wow, un manifesto volante! Ecco cosa succede quando si è ricchi! Oh, mamma, che paura! Sono tutti giocattoli di Mercoledì, quelli! Tesoro mio, dove sei? Questo gioco è il tuo preferito! Mortisia, stai bene? Megan e il dottor Eggman! Sono stati loro! Vi troverò! Penso che ormai tutta la città abbia visto lo striscione! Guardate, è Mano! Sembra che abbia trovato qualcosa! E chi saranno quelle impronte? Ci sono quasi! Sì, dai! Non così in fretta! Pensavate davvero di farcela? Torna al tuo posto! E stai fermo! Abbiamo bisogno di un altro piano! Eh? È Mano! Sì! Ci salverà! Sta prendendo le forbici! Sì! Andremo via di qui! Fai veloce, dai! Oh no! Tu sei Mano, immagino! Beh, rinchiuderò anche te! Torniamo al lavoro! Ci sono quasi! Vi presento la mia nuova macchina laser! Oh no! Quando vi sparerò con il laser, creerò queste due meraviglie! Oh no! Aiuto! Aiden! Dove sei? Che cosa? È il manifesto di Mercoledì! Copre quello di Mario! Incredibile! Tu! Smettila! Ai! Come ti permetti? Non toccare i miei manifesti, o vedrai! Guarda! Guarda! Cosa? Cosa hai in mano? Aspetta, la conosco! Sì, è lei! Ha preso lei i nostri figli! Seguiamola allora! Aspetta! Non posso correre con questi tacchi! E il mio vestito è troppo stretto! Cosa c'è? Non posso correre! Su, forza! Sali su! Va bene, sbrigati! Mamma mia, sei pesante! Ho bisogno di una pausa! Non possiamo fare una pausa! I nostri figli sono in pericolo! Andiamo! Fammi pensare! Guarda, sei fermi! Ho bisogno di prendere in prestito il suo monopattino! Si sposti! Per favore! Ci penso io! Che ne dici di un po' di soldi? Wow, che affare! Andiamo! Sali su! Ragazzi, stiamo arrivando! Fai più veloce, dai! L'ingrediente finale è pronto! Questo siare è l'ingrediente finale! È perfetto! Governeremo il mondo! Oh no! Smettila! Ehi, vai a controllare laggiù! Sbrigati! Va bene! La macchina è pronta per partire! Non mi resta che premere il pulsante di avvio! Oh no! Per noi è finita! Non c'è più scampo per voi bambini! Niente può fermarci ora! Oh no! I loro genitori riusciranno ad arrivare in tempo! E questo è il posto! Guarda! Megan sta sorvegliando la porta! Come entreremo lì dentro? Oh! Un tubo! Possiamo scivolare giù per il tubo! Oh no! Io non entro lì dentro! Va bene! Andrò da solo! Oh no! È entrato per davvero! Che puzza! Sono dentro! Oh, che schifo! Però il mio piano ha funzionato! Oh no! No! Ti prego! Oh, che sollievo! Il piano è fallito! Hai bisogno di una doccia! Che è quello? Cosa ci fa Boxy Bully? A più tardi! Ok, va bene! So cosa fare!
questa volta! Aha! Prendi questo! Oh no! Mario! Allora, prendi questo! E adesso cosa faranno? Il tempo stringe! Maximo, cosa ci fai di nuovo qui? Ecco il loro piano! Ho dimenticato qualcosa! Devo entrare! Non lo so... Posso entrare? La cosa che mi sono dimenticato è importante! Ti comporti in modo strano! La scatola misteriosa! Dobbiamo darle un calcio! Sì! Un fiore di fuoco! Per te, dolcezza! Sei molto dolce! Mi piace un sacco! Ok, puoi entrare! Sì! Il nostro piano ha funzionato! Andiamo! Sapevo che gli piacevo! Spero che nessuno l'abbia visto! Ci sono! Basta! Spegni la macchina! Capo! Ok, la spengo! Oh, cosa ti sta succedendo? Mi manca l'aria! Oh, le tue ascelle puzzano! Stai bene, capo! Stai ferma! Wow! Aspetta! Non è Boxy Boo! Sono Mario e Morticia! Oh no! Sono i loro genitori! Megan, pensa tu a questi due! Combattiamo! Aspetta, ho un'idea! Aspetta, questi sono tutti tuoi! Soldi? Lo so che li vuoi! Sì, brava! Io adesso rompo questa macchina! Ha funzionato! Tranquilla, mano! Ti tirerò fuori! Forse potrai accettarli! Su, Mario! Libera i bambini! Siete liberi, ragazzi! Su, nascondetevi! Oh, oh! Devo correre! Nascondiamoci qui! Ehi! Mi hai ingannato! Non così in fretta! Balla un po' con me! Per favore, non farmi del male! Che ne dici di un bel bagno? Acqua non mi sento! Ha funzionato! Ottimo lavoro, Mario! Attenta! No! Avete rovinato tutto! Adesso basta! Ti prenderò! Non farmi del male! Smettila! Aspetta, che cosa ci sarà qui dentro? Vieni qui, Eggman! Smetti di correre! Forte questo gioco, ma mi inizia a girare un po' la testa! Preso! Oh! Il mio sedere! Oh no! Non il veleno! Che cosa sta succedendo? Guardate! Il dottor Eggman si è trasformato in un uovo! Ci avete salvato! Sì, i nostri bambini sono al sicuro! Andiamo via di qui! Finalmente Mario e Morticia sono a casa con i loro figli! Riusciranno finalmente ad andare d'accordo? Prendi! Questa è tua! Oh, grazie! Perché mi stai abbracciando? Ok, ora possiamo andarcene! Aspetta, voglio scusarmi con te! Oh, nessun problema! Che ne dici di un bacio per far pace? Davvero? Mamma mia! Penso di essermi innamorato! È ora di tornare a casa! Entrate! Almeno lo stile della cella è di loro gusto! Oh, wow! Anche Barbie e sua figlia Chelsea sono state arrestate! Entrate! Sbrigatevi! Non possiamo stare qui in questo posto! Mamma, ho paura! Non guardarle, tesoro! Questa è tua? Come ha fatto? Vedrai che bei capelli che avrà! È molto divertente! No! Sono orgogliosa di te! Ottimo lavoro! Dobbiamo andare via da qui! Guarda! Io e mia figlia non possiamo stare in questa cella! Tieni, è tua! Buona! Ma mi faccio uscire da qui! No! Idea! E se ti dessi questi? Oh, sì! Ok, venite fuori! Venite con me! Benvenuti nella vostra nuova cella! È tutto rosa! Cosa potrebbero volere di più, Barbie e Chelsea? Mercoledì non si sta divertendo per niente! Morticia, così farei entrare il sapone negli occhi di tua figlia! No, stai attenta! Tieni chiusi gli occhi, cara! Ecco, può bastare! Massaggia tutta la testa!
vedere la schiuma dappertutto. Oh, mi è entrato lo shampoo negli occhi. Brucia! Mamma, guarda! Oh, mamma, cos'è successo ai tuoi occhi? Cosa faccio? Guardate, la guardia sta facendo un video TikTok! Mortisia, è il momento giusto di rubargli il cappello! Ehi, era mio! Devo solo strappare la parte superiore del cappello! Ed ecco qui, perfetto! La visiera impedirà allo shampoo di entrare negli occhi! Ha funzionato! Niente più bruciore agli occhi! Ottima idea, vero? La gelatina alla Coca-Cola è buonissima! Tesoro, facciamo un selfie! Cheese! Oh, perché i tuoi denti sono sporchi? Oh no! Maggiordomo! Qual è il problema? I denti di Chelsea sono sporchi! Ecco, scelgo lo spazzolino da denti che preferisce! Su, forza! Non mi piacciono! Fai qualcosa! Uno spazzolino elettrico a forma di unicorno! Guardate, ci sono anche le luci! Ti piace? Puliti! Ottimo lavoro, sono molto orgogliosa di te! Ah? C'è un mostro sotto il letto! Ah! Ah! Un mostro! Veloce! Il pulsante antipanico! Guardia! Guardia! Mi avete chiamato? Cosa c'è che non va? C'è un mostro sotto il letto! Su, salvaci! Un mostro? Controllo subito! Sembra che non ci sia nulla qui! Forse non avete visto bene! No, aspetta! Ti darò dei soldi! Ma fai qualcosa! Beh, non posso rifiutare! Cosa posso fare? Oh! Barbie e torcia elettrica! Ho un'idea! Metti la bambola sopra la torcia, in modo da creare una lampada a forma di Barbie! È bellissima! Questo è un trucco fantastico! Sogni d'oro, ragazze! Una mela infilata dentro la punta di un trapano? Che modo interessante di mangiare! Oh oh! Ma quello è un dente? Ah! Cos'è successo, cara? Oh no! Mercoledì, hai perso un dente! Che disastro! Rivoglio il mio dente! So cosa fare! Userò le sfere termoplastiche del mio anello! Poi le verso in una ciotola con dell'acqua. Le lascio riposare un po'. E poi le modello. Devi avere la forma di un dente. Gnam gnam. Voglio provare il mio nuovo dente. No, niente più mela per un po'. Devo andare in bagno. L'acqua mi è schizzata addosso. Bombe da bagno! Queste sono divertenti! Le faccio cadere nel water! Wow, quante bolle! E ancora una! E un'altra ancora! Chelsea! Oh no! Smettila! Maggiordomo! Fai qualcosa! Veloce! Oh no! Che disastro! Proviamo a chiudere il coperchio! Oh, non so cosa fare! Oh, idea! Sgonfiamo un palloncino! E ora facciamo dei buchi usando un ago! Ora mettiamo il palloncino all'interno della vaschetta! E tiriamo l'acqua! Niente più schizzi in giro! Voglio riprovare! Per favore, acqua, non schizzarmi! Sì, ha funzionato! È molto meglio! Oh, ecco, questo è tuo! Caramelle a forma di water! Che forte! Ho sete! Quel rubinetto deve essere collegato alla fogna! Mercoledì, non bere quell'acqua! No, questa è acqua sporca! Ma voglio qualcosa da bere! Devo pensare a qualcosa! Anguria! Perfetto! Guardia! Cosa? Posso avere un po' di anguria?
ducato. Un seme di anguria. So cosa fare. Posso piantare il seme dell'anguria. Wow, è stato veloce. Meraviglioso. Ora beviamo l'acqua dell'anguria usando questo rubinetto. Mettiamolo dentro ed è perfetto. Voilà, succo di anguria. Chi ha sete? Wow, è buonissimo. Sembra che qualcuno abbia fatto un bel disastro stanotte. E queste macchie? Ah! Che cos'è? Le lenzuola sono tutte sporche. Non sarò riuscita a trattenerla, forse. Che schifo, maggiordomo! Sì, cos'è successo? Fai qualcosa. Oh, mamma! Cosa hai pensato? È Nutella. Ok, va bene, ci penso io. Che pasticciona! Distributore a forma di pulcino per te. Questo gadget ti aiuterà a prendere la giusta quantità di cioccolata. Molto bravo, maggiordomo! Wow, che bel bagno, Chelsea! Barbie invece si sta facendo una manicure. Ah! Oh no, lo shampoo mi è entrato negli occhi! Oh, mi dispiace! Cos'è successo? Fai qualcosa! Idea! Posso usare questi dischetti di cotone! Lo smalto per unghie ha solo peggiorato le cose! Ah! Povera figlia mia! Maggiordomo, fai qualcosa! Pensa, pensa! Oh, lo so! Una corona! La corona proteggerà i suoi occhi dallo shampoo e dall'acqua! Ecco, perfetto! Oh, grazie! Chelsea sta mettendo il rossetto a Barbie! O almeno ci sta provando! Oh, ciao tesoro! Come va? Quello è il mio rossetto! E perché stai ridendo? Cosa mi hai fatto? Mi dispiace! No! Non è poi così male! Non sapevo che avessimo un clown qui! Fatti truccare te, allora! Assolutamente no! No! E se ti pagassi? Oro? Voglio dire, adoro il trucco! E anche l'oro! Ok, iniziamo! È molto divertente! Ti farò bellissimo! Aspetta, lascia che ti aiuti! Mettine ancora! Sembra che sia stata una vittoria per tutti! Mercoledì, stai cercando di truccarti? Voglio solo le spine. Oh? Sono carina, mamma! Non si mette così il rossetto! Sembra che hai mangiato degli spaghetti al nero di seppia! Aspetta che ti pulisco! Ma io voglio il rossetto! L'hai finito tutto! Cioccolato! Guarda! Mi dai un pezzo del tuo cioccolato? Assolutamente no! Questo è mio! Lo scambierò con... No, questo non va bene! Ecco! Un osso? Ops, ho sbagliato! Denti sporchi! Ecco, prendi il cioccolato! Trovato! Ecco, $1! Grazie! Ora è il momento di mettersi al lavoro! Spezza la tavoletta di cioccolato in piccoli pezzi e mettili in una ciotola! Poi sciogli il cioccolato in un cucchiaio e versa il cioccolato fuso all'interno del tubetto del rossetto. Ecco, un rossetto al cioccolato! Wow, voglio provarlo! È carino! E posso anche mangiarlo! Mortisia, sei un genio! Cos'è questo rumore? È un mostro! Non mi importa. Ah già, i mostri non spaventano mercoledì! Oh, ecco la principessa arcobaleno! No! Io me ne vado, ciao ciao! Cos'è stato?
C'è una cosa spaventosa lì! Ma non vedo nessuno! Chiamerò la guardia! Guardia! Eh? Ulalula! Mia figlia ha paura del buio! Sta tremando! Un attimo! Ecco! Una lampada per te! Tieni! Ora posso continuare a ballare! Ulalula! La sua gonna hawaiana è caduta per terra! Ecco! Ho un'idea! Questa lampada è un po' troppo semplice! Ecco! Ora gli occhiali da sole e anche il cappello! Sembra il cugino di mercoledì! It! Ho paura! Guarda! È It! Ora posso dormire perché so che lui mi proteggerà! Dormi bene! Ci penserò io a te! Iniziamo! Oh no! Quanti brufoli! L'unico modo per risolvere questo problema è togliere via tutto il pus! Guarda! Il brufolo si sta restringendo! È disgustoso! Aspetta! Cos'ho in bocca? Dei cerotti! Beh, almeno puoi coprire la ferita di Barbie! Ma dobbiamo ancora pulire la faccia! Cosa posso fare? Oh, lo so! Ti pulirò con la mia saliva! Oh, immagino che tu abbia mangiato del porridge per colazione! Oh, uno spazzolino da denti! Sì! Adesso lo taglio! Ora metterò la faccia di Barbie nel tubetto del dentifricio e aspetterò un po'! Ecco qui! Non riesco a respirare! Oh, povera Barbie! Ora passiamo lo spazzolino e una spugna! Beh, almeno questo trucco sembra funzionare! Sai quel detto? Se bello vuoi apparire, un po' devi soffrire! Oh! Facciamo scoppiare quei brufoli! Forte! Oh, dopo dovrò pulire anche la mia faccia! Ok, ci sono! Perfetto! Toglimi la gomma da masticare dai capelli! Ci sto provando! Ah, non riesco! Ah, la mia testa! Oh no! Penso di aver tirato troppo forte! Mi dispiace! Ci penso io, tranquilla! Se non riesci a rimediare al danno, tanto vale ricominciare da capo, giusto? Ecco, aspetta! Hai un sacco di peli sulle gambe! Ecco qui, fatto! Ora ti darò dei nuovi capelli! Oh, che bella quell'acconciatura! Ma Scarlett è più interessata alla capigliera! Mettiamo una gomma da masticare sulla testa! E poi attacchiamoci la capigliera! Che bei capelli! Batte 5! Oh, che puzza! Oh, devi farti subito un bagno! Ma come? Ah? Questo gelato è buonissimo! Oh, è finito! Beh, non ho più bisogno di questa vaschetta! E ora passiamo alle Pringles! Ah! Una vaschetta di gelato! Oh! Questa sarà la tua vasca, Barbie! Non dirmi che laverai Barbie con l'acqua del water! Oh no! Ma purtroppo non abbiamo altra scelta! Ha funzionato! Forse prima avresti dovuto pulire il water! Che schifo! Aspetta, ho un'idea! Cosa farà ora? Devo solo prendere questa terra e mescolarla con l'acqua! Questo dovrebbe bastare! Mescoliamo un po' e il bagno di fango è pronto! Wow, che bello! Non vedo l'ora di provarlo! È così morbido e rilassante! Quelli sono cioccolatini? Un dolce bagno di fango! Non voglio mangiare questa roba! Ma non voglio nemmeno sprecarla! La userò come maschera per Barbie! Wow, che bel trattamento! Lo vorrei provare anche io! Ora togliamo quella maschera! Wow, la tua pelle, Barbie, è favolosa! Sei molto bella! Sono sicura che ora riuscirai anche a dormire meglio! Buonanotte! Oh no! Cosa succede là dentro? Ah! Barbie contro gli scarafaggi! Poverina! Andate via, sporchi insetti! Dai,
dai, Barbie! Puoi farcela! Vincerò io! Ve ne dovete andare via di qui! Ciao, ciao! Ah, ho vinto io! Io sono la regina di questa prigione! Oh no, guarda! Sei tutta sporca! Oh! Questi sono un sacco di prodotti per la pulizia! Trovato! Sacchetti di plastica! Creerò qualcosa con questo sacchetto di plastica! Ha solo bisogno di qualche ritocco! E... sei pronta? Ti ho fatto un bel vestito! Penso che il rosa ti stia bene! Ora facciamo un bel fiocco! È fatto! Pronta per una sfilata di moda? Stendiamo il tappeto! Mettiamo a posto le corde e che lo spettacolo abbia inizio! Mi sento la ragazza più bella del mondo! Wow! Jeez! Mettiti in posa, dai! Grazie, grazie! Oh oh! Sento odore di un incidente in arrivo! No! È disgustoso! Oh no! Un altro pericolo! Oh no! Una scheggia e una cacca! Meno male che questa ventosa che mi aiuterà a rimuovere la scheggia! E per quanto riguarda la cacca, ciao ciao! Ora devo fare delle scarpe però! Wow! Cosa sta facendo quella mucca? È un sacco di fondo colorato! Forte! Oh no! Non mi piace più! Oh, wow! Questo pongo è mio ora! Ho un'idea! Per prima cosa avvolgo il piede di Barbie con della pellicola! Poi ci metto il pongo! Ancora meglio! Farò una bella scarpa con il tacco! Wow! Ci siamo quasi! Ecco fatto! È pronta! Adesso non avrai più nessun problema! Barbie adora le sue nuove scarpe! Ma ora è tempo di riposarsi! Aspetta! Sembra che Barbie abbia un compagno di letto! Oh no, poverina! Vai via, scarafaggio! Dobbiamo trovarti un nuovo letto! Una scatola di cartone! Sì, ho un'idea! Devo solo ritagliare una parte! E poi colorarlo di un bel viola! Wow, che bello! Ora passiamo alle decorazioni! Mettiamo dei brillantini sulla testata del letto! Vedrai, ti sentirai una regina! Ora un lenzuolo rosa, un cuscino e una coperta morbida! Ma anche il tuo muro ha bisogno di una sistematina! Idea! Lo colorerò con una vernice spray! Ma questa cella ora sembra una camera di un hotel a 5 stelle! E quella scatola di fiammiferi? Devo fare una pila di scatole di fiammiferi, poi metterci su del nastro viola e incollarci delle perline blu! Le perline saranno le maniglie dei cassetti! Ecco qui! Adesso avrai tutto lo spazio che ti serve! Adoro la mia nuova stanza! Mi sento una regina! Buonanotte! Sono stata brava, vero? Piace molto anche a me! Ehi! Cosa stai facendo? Alzati e vai a pulire il bagno! Oh, uffa! Scarlett non è contenta di pulire il water! Più veloce, su, forza! Sì? Sto arrivando! Continua a pulire, tu! Oh no! Mi dispiace, Barbie! Non volevo spingerti! Ora sono tutta bagnata! Mi dispiace tanto! Tranquilla, ci penso io! Oh, idea! C'è sempre un tesoro che aspetta di essere dissotterrato dalla spazzatura! Un palloncino! Cosa farà? Voglio tagliare il palloncino e creare qualcosa che Barbie possa indossare! Sei pronta? Ti ho fatto un costume da bagno! Prima il pezzo sotto! E poi il top! È fantastico! Una scatola delle Pringles vuota! Oh no! Quella fetta di pane è durissima! Può tagliare il barattolo di Pringles a metà! Colorerò una parte della confezione di blu! Fatto! Ci sono! Wow! Devo dire che è proprio una bella piscina! Sei stata molto brava, Scarlett! Sì! Come on, Barbie! Let's go party!
È bellissima! Non posso lasciarti qui in prigione tutta sola! Ken ha rotto le sbarre della prigione! Cosa non si fa per amore? Oh, che belli! Ehi! Cosa sta succedendo? Wow! Che bello! Barbie, posso baciarti? Sì! Anche il poliziotto è un romanticone! Wow! Che bella storia d'amore! Hai ragione! Ecco, il tappeto è tutto pulito! Oh oh! C'è un terremoto! Trema tutto! Oh no! Quelle scarpe! No, no, no! Stai lì! Rum, rum! C'ero quasi! Amore, fermati! No! Oh, ho capito! Sto arrivando! Non vuoi! Giusto in tempo per mettere il palloncino sotto la scarpa! È fantastico! E Eden ora non spargerà più fango sul tappeto! Ottimo lavoro, Mario! Eh? Cos'è questo rumore? C'è qualcuno? Non vedo nessuno! Ehi! Un mostro! Cos'è? Dov'è l'interruttore? Qual è il problema, figliolo? C'è un mostro! Sciocchino, sono solo vestiti! Torna a dormire! Non andartene! Una torcia e un tubo! Oh, sì! Taglia il tubo in piccoli pezzi e dipingili di verde! Perfetto! Prendi le parti e assemblale insieme! Poi mettili sul comodino! Bene! Ora aggiungi un fungo e finalmente la lampada è pronta! Buonanotte, figliolo! Buonanotte, papà! Dormi bene! Eden ora può dormire sonni tranquilli! È un giorno speciale per Eden! Dai, colpisci la pignata! Oh, oh, una scheggia! Oh no! Mario, guarda! Ha una scheggia nel dito! So cosa fare! Userò questa chiave inglese per toglierla! Ho paura! Ma che fai? Pensa a qualcosa! Prendi quel blocco! Va bene! Userò queste due monete per estrarre la scheggia! Perfetto! Wow! Ottima idea, mamma! È tempo di creare! Oh oh! Forbici! No! Devo pensare a qualcosa! Ora! Fatto! Ci sono quasi! Protezioni per la presa! Ottima idea, papà! Ci è mancato poco! Oh? Metti giù quel coltello, Eden! Oh no! Devo fare un coltello di carta! Voilà! Mario è arrivato giusto in tempo! Wow, che bel coltello! Adesso ti meriti una grossa fetta di torta! Ciao, papà! Oh no! Le sue mani! Che brutta fine! Mamma mia! Meno male che ho questi fermaporta! Niente più porte che sbattono! Eccio! Oh, guardate quanto moccio! Eccio! Oh no! Sia Mario che Eden sono malati! Stanno spargendo moccio e germi ovunque! Cosa sta succedendo qui? Che schifo! I miei ragazzi sono malati! Fatemi controllare la temperatura! Oh no! Siete caldissimi! Una bella coperta calda è quello che ci vuole! Ecco qui! Perfetta! Oh sì! Idea! Sciroppo per la tosse! Versiamo metà dello sciroppo per la tosse in un bicchiere! Bevi, tesoro! Oh, hai ragione! Quanto puzza! Adoro il mio lecca-lecca! Questo è mio! Oh, immergi
oggi lecca nello sciroppo per la tosse. Eden di sicuro non si accorgerà di niente. Adoro i lecca-lecca! Oh oh! No! È il mio lecca-lecca! Forse però è ancora buono! No! È tutto sporco! Una pianta carnivora! Oh, ho un'idea! Prendi un bicchiere verde e una cannuccia. Fai un buco nel bicchiere. Ora ricrea con dei fogli colorati la pianta carnivora. Stai tranquillo, questa non morde. È un portalecca-lecca! Guardate, sembra una vera pianta. Ecco qui! È molto bello! Così il mio lecca-lecca non cadrà più. Grazie mille, papà! Va bene, figliolo. Su, forza, andiamo a scuola! Piove fortissimo fuori! Qualcuno ha dimenticato di controllare le previsioni del tempo! Non sopravvivremo là fuori! Abbiamo bisogno di un ombrello! Aspetta, è tutto rotto! E adesso? Devo pensare a qualcosa! Oh! Tenda da doccia! Oh! Ma che fate? Fai dei buchi nella tenda della doccia! Poi piegala in questo modo! Ora riscalda i bordi con una piastra per capelli! Voilà! Un bellissimo impermeabile! Provalo su! Wow! Grazie, papà! Ne ho fatto uno anche per me! Siete pronti a sfidare la tempesta ora! È ora di lavarmi i denti! Wow! Sembra una caramella al limone! Eden, non va bene! Hai messo troppo dentifricio! Questo simpatico dispenser risolverà il problema! Metti il tubetto di dentifricio sopra e il tuo spazzolino sotto! Ecco fatto! Bello! Ma puzza! Oh no! Cosa posso fare? Ciao! Dammela! E se mettessimo la Nutella insieme al dentifricio? Potrebbe funzionare! Sostituiamo il vecchio dentifricio con un tubetto di Nutella! Il cioccolato risolve sempre tutto! Bravo, figliolo! Sei stata molto brava anche tu, cara! Uffa, non riesco a tagliarla! Davvero? Questo è un lavoro per Mario! Questi cerotti ci aiuteranno a tenere la salsiccia! Un cerotto ad un'estremità e l'altro qui! Ora prova a tagliarlo! Ma si muove ancora! Mi arrendo! Io no, però! È ora di tirare fuori la giusta attrezzatura! Inchiodiamo la salsiccia al piatto! Ecco qui! Perfetto, prova! Ha funzionato! Eden sta tagliando la salsiccia! Perché quella salsiccia è inchiodata al piatto? Dammi questo! Guarda! Metti la salsiccia al centro e premi sul cutter in questo modo! Ecco qui! Buonissimo! Tieni gli occhi chiusi, tesoro! Lo shampoo mi è entrato negli occhi! Oh no! Mario! Cosa c'è? Cosa ha fatto questa volta? Posso farcela! Ehi! Mi hai fatto perdere! È ora di fare un buco in questo berretto! Un berretto? Aspetta un attimo! Ho un'idea! La visiera impedirà allo shampoo di entrare negli occhi di mio figlio! Proviamo! Com'è? È perfetto, mamma! Sì! Concentrati! Bravo! Facci piano però con tutta quella carta igienica! Oh, non so se scenderà! Oh oh! Ho intasato il gabinetto! Ci sarà un'inondazione! I miei calzini sono tutti fradici! Cosa dovrei fare? Mario! Ecco
Eccolo qui! È stato veloce! Cosa farà Mario con quella pellicola? Oh! Speriamo che il suo trucco funzioni! Ora tira l'acqua e spingi la pellicola verso il basso! Ha funzionato! Vieni fuori! Ops! Aiden non piace lo spruzzo d'acqua! Mario! Oh no! Era l'ora del bagno di Mario! Ma naturalmente quando i figli chiamano... Non voglio che l'acqua mi sporchi! Davvero? Ho un'idea! Dobbiamo colpire un mattone però! Eccola! Una polvere antischizzi! Andiamo! Dobbiamo versare tutta la polvere nel water! Ecco, così! Sei pronto? Su, forza! Prova! Ha funzionato! Non ho schizzato! Fantastico, grazie! Vai, Bowser! Wow, va velocissimo! Oh oh! No, no! No, Mario! Mario è nel bel mezzo di una gara di Mario Kart! Speriamo che non finisca anche lui nel water! Mario, ho bisogno di aiuto! Cos'è successo? Bowser è atterrato nel bagno! Ida, vieni qui! Cosa vuoi farmi? Sciocco, ecco qui! Una pista da corsa portatile! Che invenzione intelligente! E ora tutto gas! E tu, Mario, puoi tornare alla tua gara! Hai un trofeo da vincere! Penso che Aiden abbia un po' esagerato! E ho la sensazione che non servirà a niente! Cos'è? Aiden? Dovresti lavarti i denti! Ma il dentifricio puzza! Che ne dici di un piccolo tappo sul dentifricio? Quando schiacci il tubetto, il dentifricio esce fuori da lui! Divertente, vero? Ora su, lavati i denti! Non voglio! Oh, mamma! Voglio mangiare la Nutella! No, dammela! Farò un dentifricio alla Nutella! È perfetto! Penso che Bowser non si senta molto bene! Prova! Sa di cioccolato! Forse ieri hai esagerato un po' con tutti quei funghetti! Ehi! Chi ha rubato la carta igienica? Cosa? Oh no, è finita! Oppure no! Ma è lontano! Oh no! E Bowser! Tartaruga cattiva! Mario! Anche la bianda ha sentito il tuo grido d'aiuto! Cosa succede? È finita la carta igienica! Ma non ne hai bisogno! Cosa farà Mario? Ho un gadget qui dentro! Oh! Cattivona! Lasciami! Ok, riproviamo! Ah, l'ho trovato! Wow! Questa tavoletta ha anche una pompa dell'acqua! Guardate come funziona bene! Hai finito? Ora buttiamo via l'acqua! È facile, vedi? Andare in bagno è un sollievo! Tranne quando la tavoletta del water è fredda! Mario, sarai in grado di aiutarti? Cosa c'è? Sto congelando! La tavoletta del water è fredda! Davvero? Forse il calore di un asciugacapelli aiuterà! Bella idea! Fammelo accendere! Ho un'altra idea! Wow, che peluche enorme! Idea! Attacchiamo tutti i pupazzetti alla tavoletta! Vedi? Sono adesivi! Così li puoi attaccare senza problemi! Aiden, vieni, ho finito! È molto comoda e calda! E quando ti annoi, puoi anche giocare! Wow! Questo water è troppo alto per Aiden! Non riesce a raggiungerlo! Oh, Mario! Qualcuno mi sta chiamando! Oh, ciao! Qual è il problema? Non riesco a raggiungere il water! Cosa possiamo fare? Cosa farà con quel mattone? Puoi usarlo come sgabello! Sali su! Wow, mi sento un gigante! Mi piace un
Vabbè, lo attaccherò qui. Cosa sta succedendo? Mamma mia! Pensa! Una bottiglia di shampoo! Sì! Cosa hai intenzione di fare, Mario? Togliamo questa roba dal lavandino! Perfetto! Ora userò la bottiglia di shampoo per fare un ponte! Che idea geniale! Finalmente ci siamo sbarazzati di tutta quella roba! Ottimo lavoro! Mario, ora puoi andarti a lavare! Niente più rilassante di un bel bagno! Oh no! Il sapone è caduto! Oh oh, attento! Wow, Mario! Hai un ottimo equilibrio! Dai, hai anche finito la corsa! Wow! Oh! Ah! La mia schiena! Che botta, scusami! Devo pensare a qualcosa! Quello è un naso gigante? No, è un dispenser di sapone! Wow, è davvero divertente e comodo! È facile da usare! E niente più incidenti! Non c'è gioco migliore di Mario Bros! È il Re Boo! Oh no, il joystick è appena caduto! Questo significa che Mario è spacciato! E game over! Non volevo! Uffa! Che schifo! Dobbiamo fare in modo che non succeda più! Quelli sono i collanti di Mario! Sembra che siano perfetti per questa tavoletta! E ora facciamo un buco nel mezzo! Su, proviamo! Non è caduto! Riproviamo con qualcos'altro! No, è tutto al sicuro! Torniamo al gioco! Ho la sensazione che Aiden stia vincendo! Dobbiamo lavare i capelli! Oh, il sapone mi è entrato negli occhi! Oh no! Mi dispiace! Cosa hai fatto al mio bambino? Aspetta, ti pulisco! Sei irresponsabile! Sembra che qualcos'altro abbia attirato l'attenzione di Mario! Cosa hai intenzione di fare con quella? Wow! Una cuffia da doccia a forma di corona! Questo è un gadget utile per evitare che il sapone entri negli occhi! Porridge e scarafaggi per pranzo! Mangia, tesoro! No, non lo voglio! Ma c'è solo quello! Idea! Guardia, mi dia la sua mela, per favore! Ah, va bene, tieni! Aspetta, ma c'è un verme qui! Vabbè, guarda cos'ho! Non voglio mangiare un verme! Contenitore delle patatine! Sembra che la mamma abbia avuto un'idea! È mio! Ti ho preso! Scatola e mela! So cosa fare! Prendi una mela e taglia entrambe le estremità! Così! Poi, togli la polpa all'interno! Devono rimanere solo i lati della mela! Ora, prendi le scatole delle patatine fritte! E ritaglia il logo! Posizionalo sulla mela! E usalo per farne una M! Forte! Ora usa la polpa della mela per fare dei bastoncini simili alle patatine fritte! Tesoro, guarda! Ti ho preso delle patatine fritte! Sì! Ho avuto un'ottima idea! No! Non voglio niente! Sembra che qualcuno faccia i capricci! Di sicuro il maggiordomo ci aiuterà! Vai al McDonald's e prendi qualcosa, capito? Sì, signora! Che velocità! Meno male! Ora è felice! Cosa? Wow! Aveva fame! Anzi, ha ancora molta fame! Come hai fatto? Hai mangiato anche il giocattolo? Incredibile! Quello è Ronald McDonald! Idea! Cosa sta facendo il maggiordomo? Guardi! Wow! Il vero Ronald McDonald! Quelle patatine sono enormi! Ottima idea, maggiordomo! Charlotte non si sente bene! Oh no! La mamma le sta togliendo una caccola con la sua uniforme! Che schifo! Ma la mamma povera non ha altra scelta! Oh, quasi dimenticavo! Devi prendere lo sciroppo per la tosse!
Starai subito meglio. Ok, arriva l'aeroplanino. Non lo voglio! Uffa! La guardia sta bevendo qualcosa. È Coca-Cola! La mamma povera ha subito un'idea. Bebebe! È mia! Lattina di Coca-Cola e sciroppo per la tosse. Strana accoppiata, ma può funzionare. Ta-da! Tesoro, bevi! Sì! Charlotte non sa che in realtà sta bevendo lo sciroppo. Non preoccuparti, mamma. È il nostro piccolo segreto. Vado! Sì! Una scheggia gigante! Mamma, guarda! Cos'è successo? Oh no! Signora, non faccia così! Cerca un dottore, subito! Oh mamma, quella scheggia è enorme! Non preoccuparti, andrà tutto bene, tesoro! Il dottore è qui! Aspettate, mi sembra familiare! Qual è il problema? Che scheggia cattiva! La vedo, ma so cosa fare! Una tenaglia! Vieni qui! Ho paura! Ecco, prendi! Sono tuoi, ma trova qualcosa di meno doloroso! Questo gadget è perfetto! Succhierà la scheggia! Sì! Ottimo lavoro! Bel gadget! Gomma da masticare! Non sono sicura che quelle siano ancora buone! Ma è sempre divertente fare una bolla enorme! Tranne quando scoppia e la gomma si attacca sui capelli! Ops! Oh no, i miei capelli! Sento piangere! Mio figlio ha bisogno di me! Fammi vedere! Oh no! Che disastro! Non rimane altro che rasarti la testa, tesoro! No! Non voglio! Assolutamente no! No! Farò presto, tesoro! Povera Charlotte! Ma è davvero l'unica soluzione! Sono calva! Che brutta! Un'essere arrabbiata! Oh, idea! Cosa sta facendo la mamma? Anche la mamma è calva ora! Tale madre, tale figlia! Clary, quello è un fiammifero! Io adoro il fuoco! Oh oh! Questo non è il modo giusto per tagliarsi i capelli! Mamma! Mi sono bruciata i capelli! Cosa hai fatto? Maggiordomo, aiutaci! Siete fortunate! Il maggiordomo è anche un ottimo parrucchiere! Vediamo! Temo che dobbiamo tagliare i capelli! Fatto! Cosa hai fatto? Aspetti, signora! Le metterò delle extension! Tutto quello che devo fare è intrecciare i capelli finti con quelli veri! Fatto! Questo parrucchiere è molto bravo! E ora la parte migliore! Vernice spray! Colora i capelli con della vernice lavabile colorata! In questo modo sembrerà la coda di una sirena! Wow, guardate! Ariel ora ha i suoi capelli di Clary! Mi piace questa treccia, la voglio anch'io! Mi piace! Grazie mille! La la la! Svegliatevi! Ah! Sono sveglia! Charlotte, alzati! Svegliati! Sembra che Charlotte non riesca a sentire nulla! Ecco perché! Le sue orecchie sono piene di cerume e di ragni! Cosa posso fare? Posso berlo con il naso? Oh! Mai più! Che mamma fortunata! Grazie! Cosa vorrà fare la mamma con quella? Anche un piatto di carta! Strana combinazione, ma lei sa quello che fa! Fai un buco nel piatto e inserisci la cannuccia vicino al suo orecchio. Ora riscaldala! Attenti ragazzi, non fatelo da soli! Ora aspettiamo che la cannuccia si bruci e poi vediamo il risultato! Fammi vedere! Oh mamma, ha riempito tutta la cannuccia di cerume! Disgustoso! Charlotte ora si sveglierà! Svegliati! Le orecchie pulite ti rendono sensibile a qualsiasi rumore! Smettila di scaccolarti, non va bene! Ah, allora mi pulerò le orecchie! Ah, che schifo!
Qualcuno non si pulisce le orecchie da molti anni! Fammi controllare! Sembra una grotta di parassiti! Guarda! Hai problemi di udito? Tranquilla, ho il gadget giusto per te! Guardate! Si illumina! Ne abbiamo bisogno! Ma come lo compriamo? Ah sì, guarda, mi scusi! Non disturbarmi! Ti darò questi! Oh, sì! Di cosa hai bisogno? Ci penso io! Vogliamo quel gadget! Per favore! Va bene! Vado! Oh, sono nei guai! Voglio quel gadget, per favore! Oh, ecco, signore! Clary, ora si può pulire le orecchie! Oh, qualcuno lo sta già usando! Ehi, quello è nostro! Ops, scusa! Non c'è tempo per lavarlo! Su, forza! Provatelo! Oh, wow! Quanto cerume c'è lì dentro! Mi chiedo come abbia fatto a sentirci! Ci siamo quasi! Oh, mamma, che schifo! Sento meglio ora! Adoro la mia Barbie! Oh, wow! Il cibo è qui! I love rock and roll! Sì, cibo! Oh no, la Barbie! Cos'era? Ops! La mia Barbie! Gli hai rotto una gamba! Va bene, tesoro! Guarda cosa hai fatto! Ops! Non è un mio problema! Forse potete ancora risolvere questo problema! Fammi pensare! Oh, una penna 3D! Ehi, me la dai per favore? Devi pagare! Ma non ho soldi! Aspetta! La mamma sta cercando di tirare via un dente! Che ne dici di un dente d'oro? Oro? Oh, va bene! Ecco, prendi! È tempo di un restyling! Avvolgi la gamba della Barbie in un foglio di alluminio! No, non la arrostiremo! La trasformeremo in una sirena! Ah! La mamma creerà una bellissima coda usando la penna 3D! Perfetto! Come ultima cosa, fai le pinne! Poi ritaglia un pezzo di stoffa per fare un top! E voilà! Una sirena arcobaleno! Nuota, nuota! Guarda chi c'è! Wow! L'hai trasformata in una sirena! Mi piace un sacco! Mi annoio! Ti sei già annoiata, tesoro? Cosa vuoi? Certo! Chiama il maggiordomo! Prendi! Sono tuoi! Ma comprale qualcosa di carino! Il maggiordomo deve comprare qualcosa di unico! Unico, Aquaman e il poliziotto! Aha! So cosa fare! Oh! Cos'è? No! È oro! Dammelo! Non così in fretta! Vieni con me! Che cos'è? La guardia si è trasformata in Aquaman! Quanto pesa! Wow! Aquaman è qui! Il maggiordomo ha fatto un po' di esercizio fisico oggi! Sembra che Clary sia soddisfatta del suo nuovo giocattolo! Non ti preoccupare, guardia! Sei molto carino! Oh, che bella questa cubietta! Charlotte non si sta divertendo, però! Che noia! La mamma povera sta cercando di far divertire Charlotte! Ma sembra non funzionare! Pluriball! Assomiglia ad un Popit, guarda! No! Oh, cos'altro posso fare? Oh, idea! Una sorpresa per te! Tadan! È un cane! Puoi dargli da mangiare qualsiasi cosa e puoi guardare come scende verso lo stomaco! Che noia! Cosa vuoi, tesoro, allora? Quel portatile! Cosa? Sì, dai, vai! Oh, wow! Andiamo a vedere! Mamma e Charlotte si stanno divertendo! Cosa state guardando? Niente! Vi vedo! Sì, dai! Ho un'idea! È tempo di un trucco! La mamma ha bisogno di cartone e di alluminio! Avvolgi il cartone con l'alluminio! Così, in questo modo! Sono sicura che ormai hai indovinato! Il prossimo passo è piegarlo a metà!
Ora incolla una stampa di uno schermo sulla metà superiore e sotto una stampa di una tastiera. Se vuoi che sia più divertente, posiziona un po' di Pluriball sulla stampa della tastiera. Ecco il tuo computer. Wow, grazie mamma! Sì, vai, vai! Devi vincere! La la la! Che buffa questa faccia! È divertente! No, io mi annoio! Questo non va bene! Fermati! Ehi, qual è il problema? Abbiamo bisogno di una nuova idea! Oh, idea! Cosa stanno pianificando? Va bene, fallo subito! Venite qui, ragazze, seguitemi! Sedetevi, rilassatevi e godetevi lo spettacolo! Che bello! Siete pronte a guardare il film più divertente di sempre? Wow, la cella si è appena trasformata in un cinema! Che bello, mamma! Non dimenticate i popcorn! È ancora meglio adesso!